A Porrini c'è poi un bel pasticcinare, a palla a Ridol, esce Ferron che devia. Alla 27esima corner di Canigia irrompe Bonacina che di testa mette in rete ed è l'1-0. Tre minuti dopo Canigia lanciato a rete è contrastato da Gregucci che lo atterra in area. Ed è calcio di rigore. Batte Evaire del 2-0. Al 40esimo la Lazio sciupa ancora da Ridol al solitario Sosa che sfiora il palo. Passano 4 minuti, gran botta di pin, Ferron non trattiene, Ridol di testa ribadisce a rete. In apertura di ripresa, punizione per la Lazio, Ferron è bravo a deviare il tiro ravvicinato di Bergodi. Poco dopo la mezz'ora Atalanta reclama un rigore da Perrone a Bonacina, palla per Evaire che in area è trattenuto da Bergodi, il gioco prosegue, vedete Evaire che si lamenta. Al 36esimo, terzo gol nerazzurro firmato da Perrone su calcio di punizione. Infine, al 41esimo da Canigia a Evaire, il portiere Fiori in uscita sgambetta l'attaccante bergamasco, vedete che cade a terra ed è calcio di rigore. Calcio di rigore che questa volta è battuto da Canigia. Canigia dagli 11 metri trasforma 4-1, un risultato che... Di Galvani para il portiere Biato, immediata la replica del Bari con Cucchi che manda fuori. Ancora il Bari, punizione di João Paulo, colpo di testa di Loseto oltre la traversa. Il Bologna si fa notare in avanti con Vass, diagonale che impegna Biato che uscirà dopo questo intervento per infortunio, sostituito dal Berga. Poi il gol di Maiellaro al 42esimo minuto servito da João Paulo. João Paulo che realizza dopo 2 minuti la seconda rete. Con le immagini passiamo al secondo tempo ed è sempre João Paulo in azione, lascia la palla al portiere Valeriani. Adesso vedete il gol di Maiellaro, gran tiro dalla lunghissima distanza, c'è un'incertezza di Valeriani e la palla che si infila in rete. Ancora il Bari, Raducioiu, Terracenere, la difesa del Bologna si salva come può. Sempre il Bari, Gerson in azione, la palla perviene a João Paulo, morbido il tocco di João Paulo ed è la rete del 4-0. Infine il Bologna, punizione di Detari e il portiere Alberga si salva. Vediamo Nobile che recupera una palla, la mette al centro, è bravissimo Amodio in tackle scivolato a deviare in angolo, ma il gol è nell'aria. Vedete lo stesso Amarildo che dal centro si la sbaglia la palla, ma Ciocci non perdona, visibile l'impaccio della difesa del Lecce, primo piano per Ciocci. La punizione è di Pasculli, non trattiene Fontana ma rimedia calcaterra, vedete sulla corrente Virdis. Il cross è di Turchetta, il colpo di testa di Amarildo fuori di poco. Siamo siamo sempre nel primo tempo e qui c'è questa azione bellissima condotta da Silas e conclusa da Amarildo in porta con il pallone. Vanno 3 giocatori del Lecce, entusiasmo per Amarildo. Nella ripresa Bonni e Classia negli spogliatoi, sia Virdis che Moriero, anziché Monaco, ma al secondo c'è già il gol, il rimpallo in area, poi è Barcella, primo piano per Barcella, a spingere sul fondo della rete il colpo di testa e lo stacco preciso è di... colpo di testa è stato di Panero e lo stacco preciso a difendere la propria traversa è stato di Fontana. Qui è il neoentrato Morello a mettere sul fondo e poi infine, guardate, con il Cesena un po' deconcentrato, Morello ha tutto il tempo di girare in area dal dischetto e fissare il risultato sul 3-1. Rivediamo al rallenti, bellissima la conclusione, però nessuno... Palla in avanti lanciata da Pulga, se ne impossessa Fonseca, ecco Fonseca il suo tiro ed è gol. Al 23esimo c'è un gran tiro di Dunga che vedremo fra un attimo, respinto dal portiere del Cagliari, ecco il tiro, ecco la respinta. Al 27esimo il gol del pareggio della Fiorentina, sempre ad opera di Dunga, con un grosso tiro, un gran tiro. Ecco Dunga il suo tiro ed ecco il gol. Vediamo sull'1-1 e si va al secondo tempo in parità. E al primo minuto c'è un disimpegno di Buso, un bel tiro, ma il portiere para. La Fiorentina raddoppia al quinto minuto. Iachini in profondità a Orlando, che resiste alla carica dell'avversario, entra in area e segna. Al 24esimo Fonseca su punizione, palla di poco fuori. 27esimo Orlando lancia Borgonovo, ecco Orlando, Borgonovo però si fa anticipare dal portiere, niente da fare. Al 32esimo su calcio di punizione tira Cappioli per il Cagliari, ma Regini devia in angolo. 39esimo
Nappi è entrato al posto di Buso, va in gol. Scambio con Orlando, tiro sul portiere, il portiere respinge, riprende Nappi e segna. Cinquantesimo, ancora Nappi a segnare il quarto gol dei Viola, tira Buso, respinta del portiere, Nappi segna il quarto gol, il 4-1 per la... Ma colpisce la palla troppo alta e spedisce oltre la traversa. Corner di Evani, testa di Gullit sul palo e Zenga con la schiena manda in corner. Lungo lancio di Ferri e Rossi fuori porta è costretto a salvarsi in extremis sull'incursione di Serena. Ancora Serena mette in area dove Klisman in tuffo acrobatico manda fuori. Secondo tempo, corner del Milan e Maldini riesce a sbagliare un gol quasi fatto. Eccolo. Gullit recupera palla e mette al centro dove Van Basten controlla, ecco il recupero di Gullit, e manda ancora una volta alto. Donadoni entra al posto di Gullit che lascia il campo piuttosto sconfortato. Van Basten conquista palla al limite, forse con l'aiuto della mano, si libera bene e va al tiro. C'è una deviazione di Battistini e la palla finisce in rete. Rivediamo la deviazione di Battistini, vedete che la palla è schiacciata a terra. 1-0 per il Milan, Serena allunga in area dove Berti però è anticipato da Rossi. E ancora un ultimo brivido per l'Inter, Donadoni coglie il palo con questa gran botta di sinistro. Un Inter di testa, manda fuori. Al 20esimo una punizione di Padovano per il Pisa, la parata di Taffarella. Al 32esimo il Pisa in vantaggio, Neri serve Padovano che appena dentro l'ala spara questo sinistro in fila Taffarel sotto la traversa, un gol bellissimo. Al 34esimo Melli per Brolin che gira di testa e Lazzarini sventa in angolo. Al 37esimo Minotti manda al centro, Brolin anticipa Lazzarini, salva Calori. Al 40esimo Gambaro per Minotti che si smarca in aria e il suo sinistro finisce sull'esterno della rete. Siamo nel secondo tempo, il Pisa raddoppia al 14esimo, splendida azione personale di Neri che dopo aver percorso quasi metà campo infila Taffarel in uscita. Due minuti ed è il terzo gol del Pisa e Padovano che riceve dall'Arsen supera anche Taffarel e segna a porta vuota. Al 24esimo c'è una girata di Brolin in area, la palla colpisce la traversa esterna. Al 28esimo il Parma accorcia le distanze, Osio serve Socio, il primo tiro arriva tutto da Lazzarini, arriva Brolin velocissimo in sacca. E al 40esimo per questa spinta di Argentesi su Monza, D'Elia comanda il rigore. Melli non sbaglia e segna il suo 11esimo gol in campionato. Casiraghi quest'ultimo regolamento in campo dopo la squalifica di domenica scorsa. Passano 5 minuti e la Roma si fa vedere, c'è una rimessa laterale di Desideri per Feller, Annela, quest'ultimo sarà costretto ad uscire al 39esimo per un infortunio. Siamo al 27esimo, la Roma in avanti dove c'è Feller, è molto bravo in questa occasione Giulio Cesare a precedere Desideri. Al 35esimo ancora uno spunto di Desideri, ecco Desideri. Ma Tacconi blocca con sicurezza. La ripresa si apre con il gol della Juventus. Galia sulla destra serve Casiraghi che mette in rete. Ottavo gol della stagione per Casiraghi. La Roma reagisce, Giannini offre un buon pallone a Di Mauro preceduto da Tacconi. Al decimo punizione di Desideri e subito dopo Bianchi affianca Feller, unica punta fino a quel momento, Rizzitelli. All'undicesimo cross di Esler, Casiraghi di testa, palla fuori di poco. Al 19esimo Feller ha la possibilità di pareggiare. Gerolin a Feller che tira ma la palla è alta. Al 21esimo a dare spettacolo è Roberto Baggio, scarta due avversari, tira e riceve tantissimi applausi. Al 22esimo la migliore occasione per la Roma, Di Mauro crossa per Feller che tutto solo di testa manda il pallone nelle braccia di Tacconi. Al 23esimo ci prova Totò Schillaci ma Cervoni si salva in angolo. Subito dopo un'altra pennellata di Baggio su punizione. Infine il gol annullato a Rizzitelli per un fuorigioco fischiato dall'arbitro. Nel campo della Juventus tutti contenti, sentiamo
Luca di Montezemolo, il vicepresidente. Una bella partita, soprattutto al secondo tempo, mi sembra che la Juve abbia giocato molto bene, sono due importanti, io sono contento per... Che ecco qui, dodicesimo minuto, angolo di Mancini, colpo di testa splendido del brasiliano Cerezo. Un gatto veramente quest'uomo, 35 anni, 36 anzi, che va sempre avanti nella sua carriera di calciatore. Ed ora Mauro, l'unico pericolo per la Sampdoria, Mauro Pagliuca che blocca con sicurezza. 17esimo, guardate cosa riesce a fare Mancini. In mezzo, ecco, colpo di esterno, Vialli, diagonale e Galli non può altro che stare a guardare. 2-0 dopo neppure 18 minuti significano un Napoli alla deriva. Il Napoli non riesce a combinare niente di buono. In vernizio, guardate Mancini cosa si permette di fare. Un pallonetto a colpo quasi sicuro, fuori. E poi ancora Vjerkovod, Mancini, Vjerkovod e il diagonale, anche questo da pochi metri fuori. 2-0 il secondo tempo, il calcio d'angolo, Mauro Renica, poi Maradona... E ancora il gol di Francini, ma c'era un fallo di Maradona su Vjerkovod, Mancini, e qui c'è il fallo di mano di Renica, netto, e Mancini ancora su punizione per Vialli. Siamo alla 19esimo e sono 3-0. Qui la Sampdoria si permette questa carambola tra Invernizzi, Lombardo e Pagliuca con traversa, e adesso guardate Maradona, Zola... Su di lui Mannini, è calcio di rigore. Maradona deve tirare due volte, perché? Perché nella prima si ferma un attimo e l'arbitro giustamente annulla. Ancora Maradona la battuta, sempre sulla sinistra di Pagliuca che per poco non riesce a parare. 3-1, ma è sempre la Sampdoria a comandare il gioco. Qui c'è Careca per Maradona, ma Maradona viene colto in fuorigioco dal guardialine. E ancora, per finire, Lombardo, diagonale. 4-1. La Sampdoria. Settimo minuto con questa azione. Scoro, poi Lentini, da Lentini a Bresciani, ancora Scoro ed è l'1-0 per il Torino. Il raddoppio arriva al 18esimo. Passaggio sbagliato di Bortolazzi. Scoro, Policano. Bresciani, bellissimo il gol di Bresciani per il 2-0. 10 minuti dopo, cioè al 28esimo, terza rete. Bresciani. Serve Scoro ed è rete. Sono stati tre gli assist di Bresciani in questa partita. Al 40esimo Eragno a terra su intervento di Cravero. L'arbitro Baldas decreta il rigore per il Genoa. Aguilera lo trasforma. 3-1, si va al riposo e al 7° della ripresa accorcia ulteriormente le distanze il Genoa con questa azione. Caricola, Eragno, Aguilera, rete. 3-2. Ritorna il Torino. Qui siamo al 16esimo, Dino Baggio per Bresciani. Bresciani restituisce al Granata Dino Baggio che insacca per il 4-2. Ma ne vediamo ancora una, la 7ª rete. Siamo al 34esimo, da Lentini a Sordo, da Sordo a Policano, leggera deviazione di un genoano ed è la rete del 5-2 a favore del Torino. Partita